Il futuro di Netflix è sempre più incerto, conti in caduta e concorrenza aggressiva. Buon martedì 27 agosto, bentornati alle ferie se siete tornati, o buone ferie, buon relax se siete ancora in giro. Di sicuro è che nelle città comincia a vedersi un po' traffico, nulla a che vedere quello di lunedì prossimo, 2 settembre comincerà tutto, e peggio ancora, la morte di tutte le strade il 9 settembre con l'inizio delle scuole. Ma anche quando sono in giro, per esempio quest'estate, sono riuscito a vedere la fine di alcune serie non vedevo l'ora. Anche in vacanza, magari hai fatto un giro nella tua città d'arte, ti metti lì tranquillo dopo la doccia, ti vedi un paio di puntate, perché Netflix te lo porti in giro a tutte le parti. Ma chiaramente, l'abbiamo detto in apertura, il problema di Netflix, ovvero il problema dei conti più che di prodotto, perché gli utenti continuano ad aumentare, però 2 milioni e 7 di utenti contro le attese di 5 milioni che avevano lanciato. Diciamo, le produzioni funzionano sempre di più, però funzionano meno rispetto a quanto ci si aspettava, ma soprattutto le casse di un'azienda tecnologica. Se pensate bene, insomma, tutte le aziende che hanno fatto innovazione, hanno rotto il mercato, vogliamo dire Uber, vogliamo dire, insomma, tante di queste hanno dei conti da investimento, ovvero qualsiasi cosa entra, e soprattutto alla ricerca di nuovi investitori, nuovi finanziatori, vengono inseriti per fare nuove produzioni. Nel caso di Netflix l'abbiamo visto spesso. Il punto è che gli analisti, il mercato finanziario, cioè tutti che guardano queste cose, non pensano chiaramente alla bontà e basta del prodotto, ma pensano all'EBITDA, pensano al risultato in fondo a destra. Chiaramente, se è rosso, si fanno delle domande. Una delle conseguenze che, diciamo così, è messa più sott'occhio per quanto riguarda Netflix è il cosiddetto circolo virtuoso basato sulla crescita costante, ovvero tu parti da un punto zero con un debito, quindi meno qualche cosa, e poi per poter andare al passo successivo investi altro denaro di altri, quindi crei la possibilità di avere nuovi utenti, nuova visibilità, nuovi contenuti. Ma questo va bene per noi che usufruiamo del contenuto, meno per chi ci ha messo i quattrini. Quindi finché la cosa funziona, finché si trovano nuovi finanziatori, questa, diciamo, questa sorta di ciclo virtuoso basato sulla crescita costante può andare bene. Quando si ferma, chiaramente è un disastro. Chiaro è che, lo sappiamo bene, no? Da La Casa dei Papel a Stranger Things, cioè le produzioni che inizialmente costavano veramente poco e che hanno avuto un botto incredibile sono poche, però ci sono, quindi queste uova, le galline dalle uova d'oro. D'altra parte invece comincia ad arrivare una, come dire, concorrenza incredibile. Oltre a Amazon Live, sappiamo bene, è entrato in questo mercato Disney e TNT e tanti altri mega produttori che sono ben più grandi della ex startup Netflix. Ecco, per esempio Disney potrebbe per esempio attrarre 30 milioni di nuovi clienti entro la fine del prossimo anno, e costerà meno, costerà $40 l'anno. Quindi bisogna cominciare a ragionare da questo punto di vista. Che cosa può darci questo ragionamento nelle nostre casse, nel nostro modello di ragionamento? Ecco, per le nostre aziende, per le nostre piccole e grandi attività, sicuramente le occasioni di riflessione sono due. La prima è che non è detto che le posizioni di dominanza all'interno del mercato facciano la storia. Cioè, tu puoi essere Netflix, conosciuto, sulla bocca di tutti, e avere un problema al tuo modello di business, perché, come in questo caso, funziona il prodotto ma non funziona il conto. E la seconda parte è in realtà che non è detto che l'innovazione, come spesso abbiamo visto nella nostra storia imprenditoriale, l'innovazione non è importante, non è essenziale, non è che se tu innovi e funzioni sul pubblico poi porti a casa i quattrini. Talvolta accade l'esatto contrario, è meglio, come succede per Disney e grandissimi altri player, entrare solo quando il mercato è pronto, è già, come dire,
maturo anche dal punto di vista economico, e poi entrare, sfruttare la tua scia di apertura del mercato, i tuoi sforzi, in questo caso uno streaming video, e poi distruggere il mercato facendo degli investimenti pazzeschi. E poi l'ultima cosa è sul fatto degli utenti, come in questo caso Disney chiaramente ha tantissime possibilità, ha un bacino di utenza pazzesca, e come potrebbe fare Apple, che già sta facendo i suoi serie streaming, come potrebbe fare Microsoft, chi ha la community, che ha i clienti, che ha la base utenti, può fare veramente la storia. Per cui tre ragionamenti simpatici su cui porre l'attenzione anche le nostre piccole e grandi attività. Vi ricordo di andare su www.mariomoroni.it per registrarvi ed ascoltare un regalo per quanto riguarda Startup di Merda, e poi di seguirmi su Instagram, e lì vi beccate ogni giorno le live e i contenuti esclusivi. Detto questo, ragazzi, una buona estate, fate i bravi, mangiate le verdure, noi siamo sempre qui anche domani per il nostro caffettino estivo.